Ma iniziamo immediatamente con Furcisicolo. Andiamo a Furcisicolo, dove abbiamo in collegamento, in videocollegamento, il sindaco Matteo Francilia. Buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito, un saluto affettuoso a voi e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Grazie a lei per aver accolto l'invito. Allora, noi non ci siamo mai occupati appunto in generale dei paesi della fascia, insomma, del Messinese, di Furcisicolo, mai, anzi qualche volta sì, del Messinese, perché abbiamo parlato col sindaco di Santa Teresa, però insomma questo comune virtuoso peraltro non lo conoscevamo ancora. Matteo Francilia è già consigliere provinciale dal 2008 al 2013 e sindaco di Furcisicolo dal 2018 e in appena 2 anni e mezzo sindaco ha già portato a termine e realizzato il suo programma elettorale. Sì, io diciamo che credo fermamente in alcuni punti essenziali. Se vuoi fare bene il sindaco e amministrare bene il tuo comune, una volta eletto ti devi completamente dimenticare due cose essenziali. La prima consiste nel fatto che ti devi dimenticare assolutamente chi ti ha votato e chi non ti ha votato e comportarti in ugual modo con tutti. La seconda, è che ti devi dimenticare che dopo 5 anni ci sono di nuovo le elezioni. Perché se tu stai lì a pensare questa cosa non la faccio perché altrimenti do fastidio a Tizio piuttosto che a Caio, e allora le cose non le cambi realmente. Questo è quello che abbiamo fatto umilmente noi nel nostro comune. Appena ci siamo insediati, ci siamo, tra virgolette, calati una maschera e abbiamo pensato al bene comune. Porto un esempio su tutti. Io mi sono insediato a luglio del 2018 e immediatamente abbiamo rimosso tutti i cassonetti della spazzatura che c'erano, per esempio, nel paese, perché riteniamo che l'igiene pubblica, la salute pubblica, la sanità, il decoro urbano siano di fondamentale importanza per il progresso in una comunità. E quindi le persone, immaginate un po', in quel periodo di agosto ci volevano ammazzare, tra virgolette, perché chiaramente avevamo cambiato totalmente delle abitudini. Abitudini, Muovendo certo. tutti i cassonetti della spazzatura, quindi si faceva una raccolta della spazzatura in maniera indifferenziata. Tra l'altro, in alcuni paesi limitrofi c'era la raccolta differenziata, quindi molti venivano da questi paesi e venivano a scaricare a Furci, dove c'erano cumuli di spazzatura in tutto il paese. Come si può pensare allo sviluppo di un paese se il paese non è ordinato e non c'è un certo tipo di decoro urbano? Noi abbiamo rimosso subito tutti i cassonetti, abbiamo spiegato quartiere per quartiere come si faceva la raccolta differenziata, abbiamo iniziato la raccolta porta a porta. Ebbene, nell'arco di appena 1 anno e mezzo, Furci è diventato comune virtuoso nell'ambito della raccolta differenziata, passando dallo 0% della raccolta differenziata al 73% di raccolta differenziata. Dato che si è confermato anche quest'anno e quindi è il secondo anno consecutivo che siamo appunto comune virtuoso. Questo è fondamentale per la crescita di un paese, sia da un punto di vista ambientale che turistico, sociale e chiaramente commerciale. A Furci, proprio per questo andazzo positivo che c'è stato, abbiamo per esempio favorito, dato una mano anche a tutti i commercianti che volevano investire, tant'è che durante questo mio breve periodo di gestione, in appena 2 anni e mezzo, hanno aperto ben 13 attività commerciali, quindi un'inversione di tendenza. E adesso che c'è stato il Covid, nonostante tutto, la scorsa estate c'è stato un buon afflusso turistico nel nostro paese che ha consentito alla nostra comunità di poter vivere bene da un punto di vista economico anche finanziario, perché è chiaro che se ci sono più attività commerciali ci sono anche maggiori entrate per il comune e quindi anche il bilancio poi, diciamo che è in salute. E adesso nei prossimi mesi apriranno altre 2 attività commerciali, già si stanno programmando questi imprenditori per investire appunto nel nostro paese. Abbiamo puntato molto sulle Appunto delle economie. scommesse, insomma, nonostante il periodo di crisi. Peraltro Furci è un paese di poco più di 3.000 abitanti, che però nel periodo estivo, diciamo, la popolazione raddoppia appunto durante il periodo estivo.
Sì, diciamo che passa più che raddoppiare perché passa da 3.400 abitanti anche a 10.000-12.000 abitanti, quindi perché c'è un paese comunque sia turistico sul mare, appunto. Anche dei commenti, sindaco di Martina Mannino, Grande Matteo e Rosa Maria Lucifora, bravo il sindaco è di tutti. E ne approfittiamo appunto per dire che si possono fare anche delle domande o dei commenti in diretta attraverso appunto la nostra pagina Facebook, il punto.web. Invece la puntata si può vedere appunto o sulla nostra pagina Facebook ufficiale oppure cioè contemporaneamente anche su 01 TV. Prego, sindaco, scusi se l'ho interrotta. No, no, mi fa piacere, anzi, se ci sono delle persone che intervengono e magari se hanno qualche dubbio possiamo anche rispondere, mi fa piacere interloquire sia con lei che con coloro che ci stanno seguendo. No, dicevo che appena ci siamo insediati, abbiamo iniziato immediatamente ad operare e a programmare e siamo riusciti appunto nell'arco di 2 anni e mezzo, tra l'altro, a completare tutto quello che avevamo promesso dal palco ai nostri concittadini. Abbiamo già realizzato tutto il programma elettorale. Ci sono delle opere pubbliche chiaramente che ancora si stanno completando, però sono state finanziate quelle opere che desideravamo realizzare. Alcune sono in gara d'appalto, altre sono già state realizzate, come per esempio la ristrutturazione della nostra meravigliosa chiesa, la strada di collegamento da Furci alle frazioni, perché era una strada molto pericolosa ed è stata finanziata anch'essa con 1.200.000 euro. Abbiamo ottenuto un finanziamento per la scuola materna di una frazione. Ci è stato finanziato il parco Furci Verde, che è un parco molto importante che è frequentato non solo dai furcesi, ma da tutta la Riviera Ionica. Ben 750.000 euro. Già è stato aggiudicato il lavoro e presto inizieranno gli interventi di riqualificazione di tutto il parco Furci Verde. È stato finanziato la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport, che è un'opera strategica per il nostro territorio perché non ci sono opere così importanti ed era tra l'altro abbandonata da tantissimi anni, 400.000 euro, a cui si vanno ad aggiungere 56.000 euro col credito sportivo. Siamo riusciti tra l'altro a sistemare la piazza centrale, la piazza Sacro Cuore. E quindi tante tante opere pubbliche, addirittura c'è stata finanziata un'opera che non era neanche prevista nel programma elettorale, che è l'opera di completamento di quelle opere di consolidamento sul lungomare, che permetteranno al paese di avere un lungomare che sino ad oggi è stato, diciamo, solamente nella parte centrale di nuova realizzazione. Anche nella zona nord e nella zona sud sarà completamente terminato, seguendo la tipologia della zona centrale, quindi uniforme nel suo complesso. Ciò permetterà di avere chiaramente una difesa dai morosi e quindi dalle mareggiate e quindi proteggere le abitazioni che ci sono sul lungomare e la nostra bellissima passeggiata al mare, oltre al fatto che chiaramente sarà un'opera strategica ed importante da un punto di vista turistico. È stato finanziato anche con 9 milioni di euro il ponte di collegamento tra Furci e Roccolomera, circa 18 milioni di euro di finanziamenti arrivati in 2 anni e mezzo tra opere già realizzate e altre che si devono completare. Siamo contenti perché è motivo di soddisfazione per tutta la comunità e quindi non è solo merito nostro, perché se si riescono a realizzare le opere vuol dire che c'è un lavoro sinergico da parte dell'amministrazione comunale, dei dipendenti comunali, anche degli altri consiglieri di minoranza che comunque contribuiscono a portare avanti diciamo una buona azione politica, ma soprattutto dei nostri cari concittadini, perché se per esempio nell'ambito della raccolta differenziata abbiamo raggiunto il 73%, lo dobbiamo sicuramente alla collaborazione della popolazione, che sta collaborando anche con il Covid. Io li voglio ringraziare perché in questo momento così delicato stanno rispettando le regole, stanno facendo grandi sacrifici. Ecco, ci auguriamo che ai tanti sacrifici che sono stati chiesti agli italiani tutti, ai furcesi, ai cittadini della provincia di Messina e della Sicilia tutta, ci siano anche delle risposte concrete con il nuovo governo che si andrà a creare, visto che dal governo Conte purtroppo risposte alle partite IVA, ai commercianti, agli artigiani, a tutte quelle persone che hanno fatto sacrifici ma che non hanno visto un centesimo.
Quindi sappiamo insomma quanto sia complicato abituarsi anche appunto alle regole della raccolta differenziata, invece a Furci insomma ci pare di capire che i cittadini si sono adeguati abbastanza facilmente. Sì, diciamo che noi ovviamente tutto il primo periodo abbiamo fatto dei giri nei quartieri, via per via, casa per casa se era necessario, spiegando come si doveva fare la raccolta differenziata. Poi ovviamente diventa un percorso automatico. È bellissimo venire nel nostro paese e vedere che non ci sono carte a terra, il paese è pulito, che appunto che c'è un certo tipo di decoro urbano che chiaramente crea anche sviluppo all'interno del paese, perché si nota la differenza possibilmente tra un comune e l'altro. E quindi fa nascere anche la voglia, la curiosità da parte dei cittadini di altri paesi o anche dei turisti di ritornare poi alla fine nel nostro comune. Può essere un esempio e uno sprono anche per gli altri amministratori. Si deve combattere, cioè uno non si deve arrendere. E se rischi di essere antipatico nella prima fase, perché comunque, ripeto, ti devi calare una maschera e non guardare in faccia a nessuno, dimenticando, ripeto, chi ti ha votato e chi non ti ha votato, noi nel primo periodo abbiamo fatto delle pesantissime multe per civilizzare anche le persone, perché se poi non agisci con i fatti, così come abbiamo fatto anche in questi giorni, perché abbiamo trovato degli abbandoni di rifiuti in una zona periferica vicino al torrente Pagliara, abbiamo trovato nel sacchetto diciamo dei riferimenti di questa persona, l'abbiamo immediatamente multata. Se le persone vengono multate, poi alla fine si educano. Ma devo dire che a Furci le persone si sono subito abituate alla raccolta differenziata e sta andando molto molto bene. Tra l'altro, questo processo virtuoso ci porta nel tempo anche a portare degli abbattimenti sulla Tari, chiaramente, sulla tassa per la spazzatura. Vediamo adesso un video proprio che ci illustra, ci mostra Furci. Thank you.
E questo appunto era un video di Furci, voluto credo dall'assessorato regionale al turismo, mi pare, sindaco. No, 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 questo l'abbiamo voluto noi come amministrazione comunale e se mi permette lo vorrei spiegare un attimino. Questa è un'idea che ha avuto il nostro assessore Giovanni Cadania, l'assessore al turismo, insieme a tutta l'amministrazione comunale, e mette in risalto con il coinvolgimento di tutta la popolazione, quelli non erano degli attori, erano i nostri concittadini. Abbiamo messo in risalto tutte le nostre tradizioni, i nostri saperi, i nostri sapori. Si è vista la Chiesa Madre, la Piazza Centrale, il Parco Furci Verde, il Palazzetto dello Sport, il mare, la spiaggia, i nostri monumenti. Noi stiamo creando, per esempio, un percorso artistico, perché abbiamo anche il Museo del Mare a Furci Sicolo, che è molto frequentato, soprattutto nell'ultimo periodo, che l'abbiamo appunto potenziato. Stiamo facendo un percorso artistico a cielo aperto. Furci deve essere un museo a cielo aperto, con delle sculture. Avete visto delle immagini dove c'era il maestro Licinio Fazio che stava realizzando appunto questa scultura, che oggi è già realmente realizzata e collocata appunto sul lungomare. Di bronzo, un pescatore che guarda il mare, quindi le nostre tradizioni che sono legate chiaramente appunto ai nostri pescatori, quindi il mare, così come la collina, la nostra storia e quindi portare avanti le nostre appunto i nostri saperi e sapori, quindi passare dall'enogastronomia all'arte e alla pesca che poi rappresenta appunto la nostra storia, con il coinvolgimento dei cittadini. Se non si riesce a coinvolgere la popolazione attiva in un processo di cambiamento in un comune, non si va da nessuna parte. Ed è per questa ragione che noi riusciamo a portare dei risultati, perché siamo riusciti a coinvolgere una popolazione che era dormiente, che oggi realmente è attiva. E infatti appunto abbiamo visto dalle immagini che veramente Furci può essere, cioè si presta bene a questo percorso artistico, a questo museo a cielo aperto, come del resto poi tanti, tanti paesi della Sicilia potrebbero insomma farlo, perché Come sta effettivamente. scrivendo Martina Mannino, un'unica frase: valorizzare i propri territori, la nostra Sicilia è stupenda. Noi abbiamo la Esattamente. fortuna di vivere nell'isola più bella del mondo. Abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo la collina, abbiamo i monumenti, abbiamo un paesaggio stupendo, abbiamo l'Etna, abbiamo tutto, abbiamo la storia. Per cui se ci E non crediamo sono realmente. luoghi comuni, sindaco, insomma, è No, veramente così. assolutamente. Guardi, Dovremmo far glielo sì. dice chi non è nato neanche in Sicilia. Io sono nato in Canada, a Vancouver precisamente. Sono arrivato qui quando avevo 6 anni perché mio padre è stato 30 anni tra gli Stati Uniti e il Canada. E quando sono arrivato qui ho deciso comunque di rimanere qui, nonostante io abbia il doppio passaporto, la doppia cittadinanza praticamente. E ho deciso di vivere qui e poi sono diventato anche sindaco, quindi effettivamente ci credo, sono innamorato di quello che faccio e credo nelle potenzialità di questa terra. Ma non ci dobbiamo lamentare, perché spesso noi siciliani abbiamo la mentalità basata solamente sul lamento e dire che, e aspettarci che siano gli altri a risolvere i nostri problemi. Ci dobbiamo credere tutti. E se ci crediamo possiamo cambiare realmente questa terra in meglio e svilupparla sempre di più rispetto appunto a quelle che sono quelle risorse che già abbiamo. La materia prima ce l'abbiamo, ci dobbiamo credere fino in fondo. Io ci credo e credo che le nuove generazioni ci credano anche. Per questo credo che appunto la Sicilia possa davvero rappresentare il volano in realtà di tutta la penisola, di tutta l'Italia. Però ci dobbiamo credere. E appunto Furci dal 3 settembre 2019 è stata anche elevata a città dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sì, questo è un riconoscimento rispetto anche, abbiamo fatto questa richiesta al Ministero dell'Interno e al Presidente della Repubblica per il tramite di Sua Eccellenza il Prefetto e rispetto a quella che è la nostra storia,
e quello che abbiamo nel nostro comune, poi alla fine ci è stato dato questo importantissimo riconoscimento, tra l'altro a coronamento di quello che rappresentavano appunto i 100 anni della storia di Furci, perché Furci nel 2019 appunto ha compiuto 100 anni di autonomia. E quindi ringrazio ovviamente il Presidente della Repubblica che ci ha dato questo importantissimo riconoscimento e che ha fatto diventare Furci città di Furci Sivolo. In chiusura, Sindaco, andiamo a leggere qualcuno dei commenti che intanto è arrivato, tutti quanti positivi. Abbiamo anche una fiume freddese, Sebastiana Girgenti, nonché ex assessore, e abbiamo anche Musumeci. Forse si riferiva a qualcosa che diceva prima. Alberto Salmeri, grande Matteo. Luca Crescenti, un altro fiume freddese, complimenti Sindaco. E insomma, sono tutti grazie, quanti. Saluto tutti gli amici di Fiume Freddo, grazie. Grazie. Va bene. Cerchiamo di fare il nostro dovere. Il Sindaco è bravo se riesce a coinvolgere i cittadini, ripeto. E chi fa politica fa semplicemente il proprio dovere, dalla mattina fino alla sera al servizio della collettività. La politica è questa. O meglio, dovrebbe essere questo. Dovrebbe ecco. Essere questo, infatti. E Pino Salvatore scrive anche lui, grande Sindaco. Sindaco, noi la ringraziamo per averci fatto affacciare appunto su Furci Sivolo, sicuramente ci ritroveremo, magari quando verrà realizzato qualche altro progetto, insomma noi siamo felici di essere venuti a conoscenza di questa bella realtà. Grazie a Matteo Francilia, Sindaco di Furci Sivolo. Buonasera. Grazie di cuore a tutti quanti voi e piuttosto vi aspetto appunto a Furci Sivolo. Con piacere, con piacere. Grazie, buonasera. Buonasera.